Ricorre oggi la festa più dolce di tutto il calendario. È San Valentino, la giornata celebrata dagli innamorati che si scambiano i loro rispettivi doni secondo temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico. La tradizione è la stessa in tutto il mondo: cioccolatini, palloncini, composizioni floreali e una serata romantica. Questi gli aspetti principali di quella che continua ad essere da tempi ormai lontani la festa più romantica di tutto l'anno. L'originale festività religiosa prende il nome dal santo vescovo Valentino, la ricorrenza risale alla data della sua morte. Molte le leggende narrate sul suo conto, ma comunque definito sempre come il protettore degli innamorati. Molto spesso la serata di San Valentino diventa un'occasione per trascorrere una serata fuori, con la propria amata o con il proprio amato, senza badare a spese e ricorrendo a pacchetti proposti dai vari ristoranti ed hotel. Molte le offerte sparse in tutta la Calabria, che è ricca di suggestivi e romantici borghi, o di paesi con meravigliose diverse viste sulle spiagge, diventa un'ottima scelta su dove passare la serata. Ma c'è anche chi preferisce rimanere tra le mura domestiche e trascorrere la serata nella semplicità completa, con una cenetta romantica al lume di candela. Semplice o sofisticata che sia, questa rimane sempre un'ottima occasione per dimostrare amore. L'amore esiste solo oggi o tutto l'anno, signora? Sempre, una vita. Da quanti anni che siete innamorati? Veramente poco, oggi ho 55 anni, quasi 60 anni. E siete sempre innamorati? Sempre innamorati. Divorziare niente. Oggi che San Valentino si festeggia. Festa degli innamorati. Sì, mi ha portato i fiori. Mi ha portato i fiori. Grazie. Ormai siamo anziani. Ecco, lei è innamorato? Oggi è festa degli innamorati. Ah. Le festeggia questa festa? Ancora ci sono innamorati. No, grazie, no. Che festa innamorati. Lei non festeggia. Innamorati. Non mi innamorai mai di femmine, io. Sinceramente. No, mai. Mai, mai. Quindi mai si è innamorato di una donna lei? Eh? Mai si è innamorato di una donna? No, da quando ero un ragazzo. Poi basta, venire. I femmine oggi. Ma che stiamo scherzando? Buongiorno, oggi è festa degli innamorati. Solo per oggi si è innamorato tutto l'anno? Tutto l'anno, da 31 anni io sono innamorata di mio marito e non lo cambierei per niente al mondo. È sempre così. Festeggiamo oggi? Sì, stasera andiamo fuori. Si festeggia, è giusto che sia a casa invece. È la miglior cosa. No, no, a casa, un lume di candela, una bella cianetta e poi. Il proseguo. Allora. L'amore esiste tutto l'anno, sempre, anzi. Non solo oggi che è San Valentino. No, per l'amor di Dio, anzi io non festeggio mai San Valentino, perché festeggio tutto l'anno. È 41 anni che sono felicemente sposata e più problemi ci sono e più c'è amore. Oggi come festeggiamo questa giornata? A casa con mio marito. Ho già preparato pranzo normale, broccoli e fagioli, senza niente di più. Però c'è il rispetto. Grazie. Oggi è San Valentino, come festeggiamo questo amore, la festa degli innamorati? Purtroppo. Sei innamorato intanto? No, veramente non sono innamorato, me lo ritengo fortunato perché se uno non è corrisposto è meglio non essere innamorato. Ma amo e rispetto le donne moltissimo e sono per l'amore quando è possibile, quando c'è. Ma quando non si è corrisposto. È meglio diciamo così rispettare la donna, perché uno non può pretendere che la donna lo ama, è una cosa assurda. Però sono in attesa che qualche donna si decide a innamorarsi di me. Chissà se oggi è il festo delle donne. No, io ho fatto già sul computer, ho fatto già gli auguri a tutte le donne, io ho scritto. L'amore è la cosa più bella e importante per cui vale la pena di vivere.